non esita ad attribuire ai ribelli una più vicina fedeltà a Cristo. Con questa frase si possono riassumere pieno il pensiero della vita e la vita dell'autore. Infatti, come si può notare dalla citazione, egli concilia il suo pensiero politico a quello religioso, denunciando lo sfarzo e l'immoralità della Chiesa, di cui Stilone non approvava il mantenimento delle ricchezze e la struttura gerarchica, sebbene essa avesse tentato di riformarsi con il Concilio Vaticano II. Con l'avventura di un povero cristiano, Stilone giunge al vertice del suo percorso umano, civile e letterario, dando il suo messaggio con una forma teatrale scarna, potente ed efficace. Il povero cristiano è Piero Angelo Re da Morrone, un umile frate eremita salito al soglio pontificio nel 1294 con il nome di Celestino V, che scelse di rinunciare al papato, convinto dell'impossibilità di conciliare lo spirito evangelico con i doveri del trono. Questa figura fu definita da Dante come il papa del gran rifiuto, che lo vide come un vile. Al contrario, Stilone analizza il comportamento del suo conterraneo come un esempio di moralità, umiltà e come l'incarnazione di principi cristiani. La prima parte è in prosa, narra come l'autore nel 1968 si sia documentato sulla vita di Celestino V girando per tutto l'Abruzzo. Stilone all'inizio del libro scrive a un suo amico: «Sai bene che ogni mio interesse come scrittore è rivolto al presente». Infatti, seppure egli scelga un'epoca lontana 700 anni, la mette in relazione con gli eventi che accadono nella propria, ritenendo che bisogna rifarsi alle forme di ribellione da sempre presenti in Abruzzo, ovvero il francescanesimo, che sfugge alla gerarchia della Chiesa, e l'anarchia, che condivide in quanto comunista. Nella parte teatrale si narra come Celestino V passi dalla vita frugale di campagna alla vita sfarzosa, piena di intrighi e sotterfugi della corte papale, collocata a Napoli. Egli si trova fuori luogo, in quanto non è abituato a gestire uno Stato ed è inoltre cerchiato da cardinali che pensano solo ai propri interessi. Ed è proprio dal confronto con uno di essi, il cardinale Caetani, che si viene a conoscenza dell'enorme contrasto tra la Chiesa, vista come un insieme di burocrazie, e gli ideali di purezza e di autonomia dell'anima, condivisi da Celestino.